Salve a tutti da Tiziano Malimpasta. Oggi facciamo un buon secondo. Sto parlando delle... viene la colina già a me. Sto parlando delle frittatine con cipolle rosse e bianche e patate. Buonissime. E le andremo a fare fritte. Vi dico subito gli ingredienti, guardate. Qua abbiamo 500 g di patate. Vi parlo da crudo, mi raccomando. 500 g di patate già pelate e tagliate a pezzetti. E 500 grammi, come potete vedere, di cipolle bianche e rosse. Le ho messe a bagno in acqua perché adesso andremo, in pratica ho messo già l'acqua a bollire con un po' di sale all'interno, una manciata, in modo che questi ingredienti siano già salati. Quindi al momento del bollore andremo a tuffarle dentro. Poi abbiamo 4 uova del pangrattato, quello che basta. E 100 g di formaggio grattugiato a piacere, del prezzemolo tritato, olio d'oliva e pepe. Quindi adesso andiamo sulla nostra cucina. Vedete, l'acqua bolle, adesso vado ad immergere le patate e le cipolle. Diamo una leggera mescolata, mettiamo il coperchio socchiuso e dal momento da cui incomincia a bollire nuovamente, cuocete per 30-40 minuti. Deve essere ben cotte sia le patate che le cipolle. E poi un'altra cosa, infatti, potete con quel brodo che rimane dopo che avete tolto le cipolle e le patate, potete realizzare del brodino con della pastina, con della carne, quello che voi volete. Quindi ci vediamo alla cottura. Ok. Sono pronte, adesso come detto prima mi tengo l'acqua e con una schiumarola vado a prenderle, le scolo un attimo e le metto in un piatto da portata, dove noi poi andremo a schiacciarle con una forchetta. E ora aspettiamo che intiepidisca un po' e poi andiamo a fare le nostre frittatine. A questo punto schiacciamo con una forchetta sia le patate che le cipolle. Fatto ciò, allora mi raccomando, tenete conto che nell'acqua c'era il sale, quindi non dobbiamo mettere il sale e poi ci andrà anche il formaggio. In una ciotola più grande andiamo ad inserire le uova, andiamo a dare una grattugiata di pepe nero, il prezzemolo tritato, un po' d'olio d'oliva, ma proprio un'irrorata, e andiamo a battere il tutto. Vedete? Un bel composto spumoso. Adesso aggiungiamo il formaggio e continuiamo a mescolare con la frusta. Ora inseriamo il composto di cipolle e patate nelle uova. Mescoliamo. Ora inserisco il pangrattato. Allora, il pangrattato, questi sono 100 grammi. Quindi, se voi volete un composto un po' più duro, un po' più sodo, potete aggiungere un po' di più. Questi sono 100 grammi. Quindi vado a mescolare per bene. Come potete vedere, il composto è ben sodo anche così. Allora, io ho questa ciotola preparata qua, no? Mi vado a bagnare le mani e a creare le mie frittatine. Perché bagnandoci le mani, anche con olio va bene, ma con acqua va benissimo. Quindi, bagnandoci le mani, andremo a formare le nostre frittatine in modo più uniforme e non ci rimangono le mani sporche. Tenete conto che a me piacciono astratte, eh? Io non le voglio fare belle rotonde rotonde, io le voglio fare astratte, vedete? Con i pezzetti di cipolla che escono fuori, quindi me le vado a fare tutte quante. Ok, ora ho messo l'olio per friggere. Quando arriverà a temperatura andremo a friggere le nostre frittatine, quindi andiamo sulla nostra cucina. Il nostro olio è arrivato a temperatura, andiamo a friggere. E quando sono dorate da un lato, le giriamo dall'altro. Guardate che meraviglia! Con una schiumarola le andiamo a prendere, la meraviglia, guardate, e le mettiamo su carta assorbente. Guardate che meraviglia! Naturalmente questa è una parte soltanto delle nostre frittatine. Questo è l'interno, meravigliosa. Si vede la cipolla e la patata. Mamma mia, che bontà! Io vado a fare l'assaggio. Mamma che spettacolo, ma guardate, la cipolla con la patata poi è una meraviglia, fantastico, fantastico, croccante fuori, perché non so se si sente, Non credo di questo, sentire. c'è la cucina accesa, ma che meraviglia, naturalmente le potete fare anche al forno, eh? Allora, niente, le dovete fare. Altrimenti non saprete mai come sono.
Allora, ricordate sempre che in ognuno di noi brilla una luce. Grazie a tutti, veramente a tutti di cuore, per tutto l'affetto. Grazie, alla prossima. Ciao da Tiziana Manipasta.